Buonasera, buonasera, benvenuti a Tutto Sport. Perde il calcio nel campionato juniores, vince la Ciavarella Pneumatici nel campionato di Serie C di pallacanestro. Fine settimana agrodolce, quindi per le società sportive di San Severo impegnate in questo finale di stagione, sempre più interessante, sempre più incandescente dal punto di vista del pathos che riesce a trasmettere. Andiamo per ordine, andiamo a vedere quadro completo del campionato nazionale juniores. Possiamo mandare in onda la grafica dei quarti di finale che si sono disputati domenica. Ecco, Fiesole Caldine Chieri 1-2, Pordenone Giana Erminio 5-1, Angolana Renato Curi Città Sant'Angelo San Severo 2-0, Ostiamare Mariano Keller 2-0. Torniamo in studio, quindi il risultato più rotondo è quello del Pordenone che ha sconfitto il Giana Erminio, per cui si può considerare già con un piede alle Final Four in programma dal 5 al 7 giugno, quelli validi per l'assegnazione dello scudetto, del titolo italiano del campionato nazionale juniores, come pure un piede alle Final Four potrebbe averle già il Chieri, la squadra piemontese che è andata a sconfiggere i trentini del Fiesole Caldine, vittoria per 2-1 fuori casa, per cui anche un pareggio con qualsiasi punteggio alla formazione di Chieri potrebbe essere più che sufficiente per accedere alle Final Four. Più incerta invece è la situazione per quanto riguarda le partite che si sono giocate più a sud, tra Ostiamare e Mariano Keller. Il 2-0 non lascia sicuramente tranquilla la formazione laziale, dal momento che la Mariano Keller ha una squadra di tutto rispetto a livello giovanile, dal momento che è un serbatoio importante per il calcio campano in generale, ma del Napoli in particolare, per cui a San Giorgio a Cremano, al Paudice di San Giorgio a Cremano, potrebbe vendere cara la pelle e non ci sarebbe da meravigliarsi se dovesse ribaltare il risultato. 2-0, che è una sconfitta più che irrimediabile, anche quella del San Severo. La formazione di mister Costanzo Palmieri è stata superata a Città Sant'Angelo dall'Angolana, formazione con cui non aveva mai perso, che aveva già incrociato in questa stagione nelle partite di andata e ritorno del girone M, vincendo a Ricciardelli, pareggiando per 1-1 poi a Città Sant'Angelo, è giunta la prima sconfitta nel confronto tra queste due squadre, una sconfitta anche qui possiamo dire indolorosa, dal momento che al Ricciardelli la formazione di Costanzo Palmieri ha tutte le carte in regola per poter ribaltare il doppio svantaggio. Da rimarcare un atteggiamento, diciamo, evidentemente per il quale si paga la mancanza di esperienza da parte dei ragazzi e della panchina della Renato Curi angolana, che in occasione della seconda rete non ha fermato il gioco per permettere l'ingresso in campo dei sanitari sanseveresi, pur avendo visto in maniera chiara la presenza di Annesi, il giocatore sanseverese che era a terra dolorante in piena area di rigore dove stava attaccando la formazione locale. Non vogliamo dire che è stato evidentemente un motivo per cui ha voluto approfittare dell'uomo in meno del San Severo per la formazione locale, ma evidentemente parliamo evidentemente di mancanza di esperienza che a volte non permette di essere completamente lucidi. Un piccolo appunto evidentemente per la squadra e per la società abruzzese. L'appuntamento sabato alle ore 16 al Ricciardelli di San Severo. I Palmieri Boys stanno già preparando la riscossa, vogliono continuare questo sogno, vogliono continuare a percorrere questa strada già intrapresa da diverso tempo, dall'inizio della stagione, con la vittoria del proprio girone, del girone M, con l'eliminazione del Monopoli capitata sulla sua squadra, e adesso vogliono comunque ribaltare questo risultato negativo. È la prima volta che la squadra di mister Costanzo Palmieri si trova a dover disputare una partita con la necessità di vincere e di farlo con almeno due gol di scarto. In caso di 2-0, risultato finale al termine
termine dei 90 minuti regolamentari si andrà ai tempi supplementari e eventualmente per durante la parità si andrebbe ai calci di rigore per decidere la squadra che accederà alla fase finale insieme alle altre tre vincenti di questi confronti diretti dei quarti di finale. Quindi squadra giovanile ancora in piena attività per il San Severo Calcio, con la prima squadra che dopo aver chiuso la stagione regolare con la salvezza del campionato di Serie D è ancora in attesa di sviluppi politici. È inutile nasconderlo, è inutile non parlarne, perché le sorti del San Severo Calcio dipendono anche dalle sorti di questo appuntamento delle elezioni amministrative in pieno svolgimento a San Severo. Si sono disputate, si sono tenute le elezioni comunali per le quali evidentemente quando andiamo in onda non sono ancora resi noti i risultati. Il San Severo Calcio ha bisogno, tanto per cominciare, di una sua casa, di quel Ricciardelli di cui è stato ospite nella passata stagione, e tutto dipende evidentemente dall'amministrazione comunale che andrà ad amministrare per i prossimi 5 anni a Palazzo Celestini. Se ci sarà un'amministrazione comunale che prenderà in carico la sistemazione del Ricciardelli e l'adeguamento alle norme per poter essere omologabile, per poter ospitare le squadre, le partite casalinghe del San Severo Calcio per la prossima stagione, la società giallo-granata potrà fare un determinato discorso. Se invece dovesse perdurare una situazione come quella che grottesca è successa in questi ultimi 13 mesi, praticamente dal 1 maggio 2013, l'amministrazione comunale guidata dall'ex sindaco Gianfranco Savino sapeva già che il San Severo Calcio era stata promossa in Serie D, che c'era bisogno di lavori per adeguare l'impianto sportivo, quei lavori che in 13 mesi sono soltanto iniziati. Probabilmente, anzi sicuramente, se non fossero iniziati sarebbe stato anche meglio, perché si sarebbero risparmiati dei soldi che sono stati sprecati per lavori non completati, che non hanno messo nelle condizioni il San Severo Calcio di disputare neanche una partita a Ricciardelli nel corso della passata stagione. Quindi se si dovesse sistemare la casa del San Severo Calcio si potrà fare un determinato discorso. In caso contrario si rischierebbe di fare un campionato al massimo risparmio, se non addirittura qualcosa ancora di peggio. Staremo a vedere invece che cosa succederà nei prossimi giorni. Ovviamente il tutto poi è in funzione di questo, il tutto dipende anche nell'allestimento della squadra, nella conferma o meno dell'allenatore, di mister Emilio Longo, l'allenatore dei miracoli, del miracolo giallo-granata, e quindi l'allestimento del roster che difenderà i colori giallo-granata per la stagione 2014-2015. Siamo vigili ovviamente su questo lato, saremo a vedere che cosa succederà sin dai prossimi giorni. Per il calcio è tutto, lasciamo questa disciplina, parliamo di pallacanestro che sta vedendo impegnatissima la formazione della Ciavarella Pneumatici Lufa Service, sponsor della nuova Alius San Severo, impegnata nel campionato di Serie C regionale, nell'appendice di campionato di Serie C regionale, quella che sta vivendo le semifinali playoff per la promozione in DNC, campionato che ha visto la conclusione della stagione regolare con il primo posto in classifica della Castellano Cerignola, l'Udas Cerignola, che è volata direttamente in Serie C nazionale, che ha visto disputare i playoff, le semifinali playoff. Domenica si è disputato gara 3 delle semifinali playoff. Possiamo mandare in onda la grafica con Ostuni Foggia 2-1. La cestistica Ostuni supera la Diamond Foggia e quindi accede alla fase finale. 68-40, 97-82, 77-70 il risultato della partita disputata domenica al palazzetto dello sport di Ostuni. Una partita che ha visto la Diamond Foggia priva di Cristian Vigilante, l'allenatore della squadra arancio, l'assenza di Luca Vigilante e di Hudson per infortunio, quindi una squadra ridotta
ridotta all'osso nel roster, che ha comunque tenuto testa fino ai secondi finali della partita. Il 77-70 non dà sicuramente merito a quanto ha fatto in campo la formazione foggiana, e troppo penalizzante per la squadra della Diamond. Il ritorno proprio nei secondi finali da parte della Cestistica Ostunia ha permesso a Morena e compagni di accedere alla finale, a quella finale che vedrà sfidare la nuova Alius San Severo, la Ciavarella Pneumatici, squadra sanseverese che ha sconfitto l'Olimpica Cerignola nel derby foggiano, 2-1 quindi il confronto diretto tra le due squadre, 82-51, 79-69, 73-50 il risultato della partita disputata domenica al Pala Castellana. Una partita che, a differenza di quella che si è disputata ad Ostuni, non ha avuto mai storia. Sin dalle battute iniziali del match c'è stato sempre il vantaggio della squadra di coach Nicolas Panizza. Roster cerignolano piuttosto nervoso, piuttosto polemico nei confronti della coppia arbitrale. C'è stato il doppio fallo tecnico di cui è stato colpito il coach della Olimpica Cerignola Russo. Per il doppio fallo tecnico è stato espulso, al secondo fallo si viene mandati fuori. Un fallo tecnico anche per un paio di giocatori di Cerignola, segno di mancanza di serenità in campo evidentemente da parte dei giocatori ofantini, che da neopromossi, così come la stessa Ciavarella San Severo, la stessa Diamond Foggia, hanno chiuso in bellezza una stagione che comunque resterà nella storia della squadra di coach Russo, che da neopromossa ha raggiunto il suo massimo nella storia, nella sia pur breve storia dell'Olimpica Cerignola. Semifinale che hanno visto una netta presenza delle squadre foggiane, che ha parlato nettamente foggiano, tre squadre su quattro, Olimpica, Ciavarella e Diamond, oltre alla Cestistica Ostuni, che hanno disputato le appendici di campionato, il penultimo turno della fase promozione, oltre alla Audas, che dicevamo in precedenza è già volata in Serie C nazionale. Finale che vedrà al confronto Cestistica Ostuni e Ciavarella Pneumatici San Severo. Si comincerà a giocare domenica prossima, gara 1 ad Ostuni, gara 2 il giovedì successivo, quindi tra 10 giorni, al Pala Castellana di San Severo, presumibilmente alle ore 20:30. L'eventuale gara 3 si disputerà di nuovo ad Ostuni. La vincente andrà a fare compagnia all'Udas Cerignola, la perdente sarà la prima nella graduatoria dei ripescaggi e ha, a nostro avviso, il 100% di possibilità di salire in Serie C nazionale. Si sono disputati anche i playout per evitare la retrocessione in Serie D, la finale playout, quella che sancirà chi dovrà andare a fare compagnia all'invicta Brindisi. Gara 1 l'ha vinta l'Angiulli Bari per 61-54 nei confronti della All and More Lecce. Torniamo alla partita che si è disputata al Pala Castellana domenica, con un buon pubblico, una buonissima presenza di tifosi cerignolani che hanno supportato la squadra, che hanno cantato per 40 minuti, che hanno inneggiato ai loro giocatori per 40 minuti, anche quando il risultato era diventato piuttosto pesante, quando c'erano poche speranze di rimonta, anche dopo per esempio l'uscita per 5 falli di Rubera, che è il cecchino della formazione cerignolana. I tifosi hanno continuato a sostenere la squadra fino al termine della partita, e al 40esimo poi hanno anche tributato un lungo applauso ai propri ragazzi. Altrettanto hanno fatto i tifosi sanseveresi, questa volta ben più numerosi rispetto alla presenza non numerosa di domenica scorsa, quando in occasione di gara 1 c'era una prevalenza di tifosi cerignolani addirittura rispetto a quelli sanseveresi, dal momento che si giocava in piena festa patronale, quindi molti sportivi
sanseverini erano distratti evidentemente dai festeggiamenti in onore della patrona di Sansevero. Un pubblico che è stato corretto, che ha pensato a tifare per la propria squadra senza schermaglie neanche verbali tra le due fazioni opposte, quindi correttezza sugli spalti. In campo c'è stato tanta adrenalina, con contatti piuttosto rudi ma mai cattivi, con le due squadre che hanno reso onore a una semifinale playoff da derby, soprattutto da derby, due squadre che si sono incontrate anche nella passata stagione, che hanno avuto accesso al campionato di Serie C regionale insieme, praticamente un salto di categoria congiunto da parte di Cerignola e Sansevero. In campo tanti ragazzi, per esempio nel Cerignola, che coach Nicolas Panizza conosceva molto bene, a cominciare da Romano fino a Nicola Triglione, due ragazzi che a lungo sono stati convocati dalle selezioni provinciali e regionali, spesso allenate proprio da coach Nicolas Panizza. Bello è stato l'abbraccio a fine partita proprio dello stesso allenatore sanseverese a Romano, il play titolare che ha disputato un'ottima partita del Cerignola. Probabilmente a lui andrebbe la palma di migliore in campo, nonostante abbia fatto più punti Rubera, ma è un giocatore che tira tantissimo e che ha percentuali spesso non eccelse, realizza tanti punti ma con tanti errori anche nell'esecuzione al tiro. Ovviamente la partita andrà in onda tra qualche minuto, al termine del nostro appuntamento con Tutto Sport, la nostra consueta esclusiva di 99 TV, con il commento di Leo Conenno. Abbiamo avuto ai nostri microfoni prima della partita i due allenatori per sentire qual era il loro stato d'animo, il loro livello di adrenalina proprio qualche minuto prima del salto a due, con coach Nicolas Panizza da una parte e Antonio Russo dall'altra parte. Soprattutto due allenatori che si stimano e che si sono confrontati in questo triplice scontro all'insegna del fair play e della sportività. Quindi campionato per l'Alius che continua ancora, Cerignola che può decretare il classico sciogliere delle righe, così come la Diamond Foggia, ma le due squadre possono sicuramente essere più che soddisfatte, le dirigenze e le rispettive tifoserie possono essere più che soddisfatte per il campionato disputato nella stagione 2013-2014, in attesa quindi di vedere gli sviluppi di quelle che saranno la prossima stagione. Cerignola ha maggiori possibilità rispetto a Foggia di essere ripescata in Serie C nazionale, sarebbe un momento storico per la piazza Ofantina, dal momento che potrebbero essercene addirittura due squadre cerignolane in Serie C nazionale. Ma prima di Cerignola c'è sicuramente l'Alius, che se dovesse perdere il confronto con Ostuni sarebbe comunque quasi certa di essere ripescata. Alius, che la cui dirigenza già ai nostri microfoni, già 15 giorni addietro, a voce del presidente Americo Ciavarella, ha dichiarato di mettere a disposizione il titolo di Serie C nazionale, quello che adesso è più sicuro rispetto a quando ne parlammo 15 giorni fa, di metterlo a disposizione della città, di cederlo ad una nuova società che dovrebbe chiamarsi Cestistica Sansevero, e non ci sarebbero problemi di sorta a chiamarla Cestistica Sansevero e a metterla a disposizione di chi vorrà gestire questa squadra, di chi vorrà gestire questo titolo sportivo, che a questo punto diventa il maggiore titolo sportivo di pallacanestro della città di Sansevero, quello di Serie C nazionale. Per fare un piccolo confronto, praticamente a Sansevero si ripartirebbe da lì da dove era partito qualche anno fa la gestione della famiglia Mazzeo, praticamente dopo la retrocessione in Serie C, in quello sciagurato spareggio perso a Rende
con il CUS Catania. Si è ripartiti dalla Serie C, la gestione Mazzeo ha portato la cestistica San Severo dall'ultimo campionato nazionale al campionato professionistico di Lega 2. Ci auguriamo di fare lo stesso percorso, ma non è detto e non deve essere comunque una pressione, perché comunque i tempi sono diversi, le organizzazioni sono diverse, e a San Severo al momento è nostra opinione che il campionato di cui si potrebbe che si potrebbe disputare con tranquillità, con serenità, sarebbe quello di DNB, magari potrebbe giungere anche quello di DNA o di LNP, DNA Silver, come vogliamo chiamarlo, il terzo campionato nazionale. Il DNB, che sarebbe il quarto campionato nazionale, sarebbe quello più accessibile all'attuale situazione dello sport e dell'economia, perché poi lo sport è frutto dell'economia locale. Saremo a vedere che cosa succede anche da questo punto di vista, quali saranno gli sviluppi quindi anche sul fronte della pallacanestro sanseverese. Altre voci continuano a circolare di altre iniziative alcune delle quali riteniamo assolutamente da sognatori, assolutamente non sostenibili. L'unica al momento sostenibile è questa della società del presidente Americo Ciavarella. Per il calcio saremo a vedere che cosa succede, molto è legato alla situazione del Ricciardelli. Per la pallacanestro saremo a vedere innanzitutto sul campo che cosa succederà a partire da domenica prossima al palazzetto di Ostuni, in gara 1 della finale dei playoff per la promozione in Serie C tra Cestistico Ostuni e Alius San Severo, e poi il dopo stagione, quello che si preannuncia ancora una volta caldo e intenso, non soltanto per le temperature, sia per il San Severo Calcio che per l'Alius San Severo. Per noi è tutto, siamo praticamente in chiusura, vi ringraziamo per la gentile attenzione, non mettete mano al telecomando, tra qualche istante il match disputato domenica al Pala Castellana di San Severo tra Ciavarella Pneumatici e Olimpica Cerignola, con il commento di Leo Conenno. Grazie per la gentile attenzione, buonasera e buon sport a tutti.